nella nostra città un momento di grande euforia su questo quando ci sono stati finanziamenti per il G8 eccetera, e quindi sono arrivati un sacco di soldi, si è rifatta via San Lorenzo, tutta questa, questa parte qua. Il problema fondamentale secondo me è quello che su questo però bisogna essere estremamente realistici, cioè per poter riqualificare gli spazi pubblici occorrono dei finanziamenti, occorrono dei fondi. Se questi fondi non ci sono, bisogna inventarsi un sistema per avere questi fondi, e quindi probabilmente bisognerà trovare dei modi per fare delle convenzioni con i privati, bisogna che ce lo inventiamo questo, perché se un'amministrazione comunale non ha i fondi per fare l'assistenza agli anziani, certamente non ha i fondi per rifare la pavimentazione di una piazza. Quindi secondo me un tema fondamentale sarebbe quello di forse anche costituire un gruppo di studio per cercare di inventare dei sistemi per reperire dei fondi che non siano semplicemente quelli di attingere alle imposte, alle tasse per utilizzare, ma inventarsi dei modi per riuscire ad avere questi fondi e poter intervenire su questo. Intervenire su tante cose, qua anche per esempio quello che diceva lei prima dell'illuminazione. L'illuminazione per gli aspetti della delinquenza è una roba fondamentale, cioè e avere illuminato, questo è già stato fatto una quindicina d'anni fa, un intervento di illuminazione di tutto il centro storico, proseguire su questo e estenderlo ancora di più ad altre parti sicuramente fa molto bene, e questo può essere legato anche ad altri aspetti, per esempio l'illuminazione pubblica può anche essere alimentata da pannelli fotovoltaici, e quindi si può innescare anche all'interno di questo un altro tipo di discorso, però non è il mio settore, quindi non ci voglio entrare più di tanto. Però il punto fondamentale, e inviterei su questo a riflettere, è quello che bisogna inventarsi questi sistemi per avere dei soldi per poter fare questo, perché gli interventi edilizi costano qualsiasi tipo di intervento sia. Dove trovarli questi fondi se non ci sono? Questo è il dubbio che pongo. Secondo me potremmo pensare di costituire un gruppo in cui ci mettiamo a fare un brainstorming trovando tutti dei sistemi del genere, e poi magari esce fuori una proposta. È una cosa importante questo, perché se no, voglio dire, in una situazione come adesso non se ne esce, cioè non si può pensare. Noi da architetti ce ne rendiamo conto. 15 anni fa lavoravamo a rifare piazze, strade, cose, eccetera. Io non so te, ma negli ultimi 15 anni non si è più fatto niente da nessuna parte d'Italia, a meno che non ci siano degli eventi del tutto eccezionali. Quindi il problema, secondo me, è questo. Allora, a quel punto si possono innescare dei meccanismi di rigenerazione urbana. Ho finito. Grazie. Allora, da architetto ad architetto, se non ricordo male. Ciao, mi chiamo Rossana Cuneo e faccio anch'io l'architetto. Collegandomi ai discorsi che sono stati fatti, io penso che una riqualificazione ambientale della città debba passare necessariamente per la riqualificazione del reparto abitativo, degli edifici pubblici, eccetera. Noi abbiamo una grossa crisi dell'edilizia e il recupero dell'edilizia può avvenire semplicemente solamente su un discorso di riqualificazione energetica degli immobili. Dietro a questo discorso il Comune di Genova ha perso una grossissima occasione con Smart City, dove c'erano stati dei finanziamenti, dove in realtà non è stato fatto niente. Lì si parlava della diga di Begato, ma insomma questo è un altro discorso, ne parleremo se volete un'altra volta. Abbiamo fatto tutto uno studio col gruppo Energia. La realtà è che i fondi ci sono i fondi europei che si possono prendere, Horizon 2020, bisogna preparare dei progetti di fattibilità, ad esempio per il discorso delle piccole e medie imprese, tu parlavi del discorso di quartieri abbandonati tipo San Pier d'Arena, dove non ci sono più negozi. E l'anno scorso, ad esempio, la Filse ha mandato indietro qualcosa come 2 milioni e mezzo di euro, giusto per pannelli solari, eccetera, perché nessuno sapeva niente e quindi i bandi sono andati perduti, e noi che siamo come Italia il quarto paese che paghiamo per avere
per essere nell'Europa, in realtà non recuperiamo assolutamente i soldi che noi diamo. Quindi secondo me, su un discorso di gruppo di studio, che potrebbe essere anche una cosa interessante, è fondamentale il recuperare i fondi, e per recuperare i fondi bisogna fare degli studi di fattibilità, cose che poi vengano veramente fatte, anche piccole tranche da 10.000 euro, 20.000 euro, 5.000 euro, però fatti, e dare eventualmente ai privati non degli sgravi fiscali, perché la gente in questo momento non sta guadagnando e non paga le tasse, ma degli sgravi, non so, sul pagamento della spazzatura, perché le bollette è difficile perché è una cosa a livello nazionale, eccetera, però la spazzatura, sui servizi pubblici, incentivare le persone in modo che ci sia questo discorso, e poi creare un gruppo di tecnici, non necessariamente solo architetti, geometri, eccetera, ma tecnici, persone che lavorano, quindi operai, idraulici, elettricisti, muratori, che si occupano di questo discorso, anche perché riqualificando un immobile comunque c'è poi un risparmio energetico. Non parliamo del Comune di Genova, che ha sempre la luce accesa, perché il Comune di Genova non ha l'interruttore per spegnere la luce. Cioè, e quindi in più c'è l'adesione al patto dei sindaci, che sarebbe una cosa necessaria da fare, e c'è un discorso, è legge dello Stato, l'obbligo dei comuni di riqualificare energeticamente gli edifici pubblici. Il Comune di Genova, ripeto, il Comune di Genova non spegne mai la luce, quindi Tursi c'è sempre la luce accesa, quindi un po' di cose si potrebbero fare, ecco. Grazie. Arrivo da lei. Sono con Davide. Ah, ecco. Sì, mettiamolo in terra. Io mi sdraio, lei. No, l'abbiamo messo là e l'abbiamo messo qui. In terra. No, non è una provocazione, eh. Partiamo subito. Le cose che sono state dette prima: rigenerazione urbana, recupero dei finanziamenti per le trasformazioni urbane, sono tutti tre temi che sono in questa tabella. Questa tabella è una semplice tabella a doppia entrata. Noi ci siamo preoccupati di classificare i temi che secondo noi, e tenendo conto degli interventi che il Movimento 5 Stelle ha fatto nelle campagne elettorali regionali e in questo momento, e i punti del Movimento 5 Stelle. Faccio due esempi. Consumo di suolo. Quando si dice che il nuovo consumo di suolo deve essere zero, allora tutti si spaventano, però è un obiettivo molto importante. Cosa vuol dire questo? Andiamo al tema che diceva Silvestri prima, che se il consumo di nuovo suolo è zero, vuol dire che dobbiamo intervenire sull'esistente, sulle aree già urbanizzate, e lì bisogna fare un grosso sforzo di conoscenza e di progettazione. Non basta solo gli aspetti politici, ma ci vuole anche una cultura del territorio. Tenete presente che in Germania o in Francia, ma soprattutto in Germania, all'asilo, nelle scuole, insegnano ai bambini a leggere il piano regolatore della città, della propria città. Bene. E insegnano anche a capire i valori del proprio quartiere. Prima ho sentito la dimensione del quartiere, che non può essere messa da parte quella dimensione. Però quindi noi ci preoccupiamo anche di un altro tema, che oggi cosa succede in Europa, nel mondo? Esiste un problema ambientale planetario. Probabilmente le città devono essere riprogettate tenendo conto, per esempio, dell'aumento della temperatura. No, ci sono stati i convegni di Parigi, non entriamo poi nei particolari. Veniamo subito alle... Vedete, questi colori rappresentano per adesso dei grandi temi che possono essere modificati da coloro che intervengono. Per esempio, voi siete intervenuti, adesso c'è Alice che scrive, ma anche Davide, metteremo tutti i vostri interventi sulle ascisse e li collegheremo con i temi che noi abbiamo prefigurato. Oppure, mi scusi un attimo, se loro due lo tirano su, così almeno lo vedono tutti. Mi scusi. Sì, ma qui non si vede? No. Vabbè, sì. Proviamo a fare così. Come facciamo? Proviamo a fare così.
girate magari se... facciamo benissimo, scusi, facciamo in due tempi, no, una volta.